Allora, io comincerei a fare, diciamo, questa analisi un po' di quella che è l'organizzazione territoriale, l'esperienza del territorio, e vorrei partire con il GAL dell'area grecanica, quindi con il dottor Casile, 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 ho sbagliato, io così sui cognomi non proprio non ci azzecco. si può. Ok, grazie per essere qui e lascio immediatamente la parola così ci può riportare la sua esperienza. Sì, grazie intanto per l'invito, per aver dato la possibilità al nostro territorio attraverso il GAL di partecipare a questo percorso, insomma, che state facendo, che è molto interessante. Noi l'esperienza del GAL è un'esperienza che parte dal 2000 sul territorio, nel senso da quando sono nato, nel 97. Diciamo che i GAL sono agenzie di sviluppo del territorio che si occupano dello sviluppo rurale, in termine, diciamo, non stretto, ma ricomprendendo come sviluppo rurale, insomma, tutti quegli aspetti di sviluppo del territorio che sono necessari per valorizzare un'area. Quindi, in questo contesto, noi già dal 98-99 abbiamo iniziato un nostro percorso anche riguardo agli aspetti della valorizzazione turistica del territorio. E quello che è il ruolo del GAL è un po' quello di fare da animatore del territorio, quindi anche un po' da collante tra pubblico e privato, perché poi diciamo che il nostro ruolo è un po' quello, insomma, quello che di essere propositivi rispetto a dei progetti territoriali in cui attraverso le animazioni che facciamo coinvolgiamo sia il pubblico che il privato, quindi diciamo in qualche modo siamo antesignani del percorso che intravede il distretto turistico regionale. Noi veramente come territorio in questa fase ancora non abbiamo iniziato a ragionare sui distretti in senso proprio, diciamo come strumento, anche perché la regione in qualche modo ancora un po' è bloccata su questa cosa, insomma, perché fatta la legge un po' c'è qualche problema burocratico, insomma, sui passaggi amministrativi, insomma, quindi un po' siamo in attesa. Io per altre reti di cui faccio parte abbiamo sollecitato anche la regione attraverso Calabria Condivisa, che è un'altra rete regionale di cui faccio parte, proprio sotto questo aspetto. Abbiamo sollecitato affinché la legge non rimanga solamente scritta sul bollettino ufficiale, perché spesso e volentieri, soprattutto in territori nostri, abbiamo difficoltà poi a coinvolgere gli operatori, perché c'è una scarsa fiducia poi sui passaggi successivi per arrivare effettivamente a qualcosa di concreto. Noi questo cerchiamo un attimino di limare, di smussare questo tipo di sensazione dei territori attraverso gli incontri che facciamo quotidianamente. Noi in questi anni abbiamo, insieme ai comuni, abbiamo accompagnato i comuni attraverso la nostra struttura tecnica, attraverso il nostro lavoro, su tutto quello che è stata la programmazione integrata del territorio dal 2000 fino ad oggi, quindi tutti i vari PIT, PIS, APQ, insomma, tutti quegli acronimi che in questi anni ci hanno permesso di utilizzare gli strumenti finanziari europei per sviluppare il nostro territorio. Buon E pomeriggio. in questo percorso che abbiamo fatto, abbiamo sempre cercato, abbiamo avuto sempre come, sicuramente come, la nostra bussola è sempre stato quello della valorizzazione turistica del territorio, perché quella è la nostra vocazione. La vocazione che abbiamo, soprattutto come area grecanica, un po' tutta la Calabria, perché un po' tutta la Calabria, è la valorizzazione turistica del territorio e la valorizzazione del mondo agricolo, insomma, no? Che sono le due cose su cui il GAL soprattutto va a lavorare. E quindi in questi anni abbiamo sempre lavorato a stretto contatto tra istituzioni, enti locali, comuni, stakeholder del territorio, soprattutto quelle strutture che in qualche modo sono nati anche col GAL, perché noi attraverso i nostri progetti, attraverso anche i nostri fondi che abbiamo erogato sul territorio, abbiamo fatto nascere anche delle belle esperienze sul territorio sotto l'aspetto della valorizzazione turistica. Una per tutti, mi piace ricordare l'esperienza del turismo dell'ospitalità diffusa, che è una,
in qualche modo è il nonno del turismo esperienziale, nel senso che è partito proprio la specialità diffusa, questo nuovo forma di turismo è nata proprio con il fatto che il turista veniva sul territorio e viveva il territorio, perché addirittura dormiva nelle case delle persone, mangiava con loro, viveva la propria giornata lavorativa, insomma, quindi in qualche modo un'esperienza che ora in modo forte viene proposta come il futuro del turismo, insomma, no? Quindi in questo diciamo che abbiamo dato un grosso contributo alle attività del territorio che hanno voluto dedicarsi a questo tipo di e sono esperienze importanti. Noi abbiamo delle strutture turistiche che sono rimaste sul territorio, ragazzi che invece di andare via hanno investito in questo tipo di turismo e sono diventate delle esperienze importanti. Ricordo il sentiero dell'inglese, che è uno dei sentieri più importanti, insomma, per i camminatori che c'è in Italia, che è proprio su questo territorio e che è nato attraverso anche il contributo del GAL negli anni. Quindi sicuramente per quello che è il ruolo del GAL, diciamo, no? Che è quello di creare un percorso di sviluppo che parta dal basso, quindi coinvolgendo i territori attraverso le animazioni territoriali, i laboratori territoriali di municipio che abbiamo sempre in tutte le programmazioni cercato di portare in tutti i comuni del nostro territorio. Quindi questo è un po' è quello che noi facciamo e che quindi in qualche modo ci trova in qualche modo pronti per un percorso che è quello che si intravede per la costruzione del distretto turistico di un territorio. Ed è quello che vogliamo fare, nel senso che noi come GAL sicuramente da qui ai prossimi mesi ci adopereremo affinché con l'istituzione del territorio si inizi un percorso per la costruzione di un distretto turistico. Naturalmente questo aspetto l'abbiamo anche curato per altri progetti. Noi come GAL, per esempio, siamo proprietari del marchio Palearizza. Palearizza è uno dei festival di musica etnica più importanti del Mediterraneo, insomma, quindi è diventato ormai un marcatore di aria, cioè dire Palearizza, dire aria grecanica è ormai la stessa cosa. Quindi attraverso il festival noi abbiamo anche valorizzato questo nostro tipologia di turismo, che è un turismo slow, diciamo, molto, molto leggero, che ci permette di valorizzare anche l'aspetto enogastronomico del territorio, valorizziamo anche l'ambiente, valorizziamo la cosa a cui teniamo molto, cioè facciamo molta attenzione, cerchiamo sempre di non rovinare con un turismo aggressivo quello che è la nostra specificità territoriale. E in questo sicuramente punteremo nella programmazione che andiamo a fare in futuro e quindi anche nel percorso che inizieremo sugli aspetti turistici, sicuramente terremo ferma l'idea guida del turismo esperienziale, perché riteniamo che sia diciamo una vera ricchezza per territori come il nostro, che in qualche modo il fatto di essere ancora rimasti tra virgolette vergini sono fortunati, nel senso che abbiamo la possibilità di costruire un percorso di valorizzazione che non ci permetta di non distruggere il nostro patrimonio identitario. E questo lo vogliamo fare insieme agli attori pubblici, naturalmente. Noi, il GAL all'interno, ha i soci che sono anche i comuni, quindi cerchiamo sempre di accompagnare i nostri progetti coinvolgendo le istituzioni del territorio, perché sono fondamentali soprattutto in un sistema economico debole come è il nostro territorio, insomma, come sono i nostri territori. Quindi questo un po' è il lavoro che abbiamo fatto come GAL e che faremo per quello che è la nostra mission, diciamo, no? Che è quello proprio di creare sviluppo su un territorio rurale che ha bisogno di svilupparsi ma non di essere aggredito, quindi facendo un'attività che sia un'attività veramente di cuci e scuci con molta delicatezza. Casomai mi chiedete la condivisione. Grazie. Mi viene da fare giusto una piccola riflessione prima di passare la parola, cioè che comunque soddisfare i flussi turistici
significa soprattutto poi capacità, no, dell'organizzazione territoriale, quindi insomma, ecco, delle imprese, degli operatori, sì, di erogare dei servizi senza però compromettere l'autenticità del territorio. No, quindi insomma, mi sembra che questo sia il messaggio conclusivo del suo intervento. E allora, grazie. È bello che attraverso questi interventi si conosca il territorio, perché forse una delle cose che poco si sa è che non tutti i calabresi conoscono il territorio calabrese. Quindi attraverso queste esperienze è interessante, no, scoprire parti della Calabria che si conoscono poco, e quindi dare la possibilità a chi non li conosce di conoscerli.